Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming Box con un nuovo episodio della nostra serie Proviamolo. E oggi proviamo insieme Dungeon Tycoon e ringrazio moltissimo il publisher per avermi dato la chiave di gioco. Di che si tratta? Si tratta di un gioco molto pixeloso, molto minimale, che riguarda la gestione di un dungeon. In questo gioco dobbiamo praticamente gestire, far funzionare e fruttare un dungeon. E se pensate a qualcosa tipo Dungeon Keeper o serie Dungeons o Dungeons of Winterberg o qualcosa del genere, no, non lo è proprio. Credo che questo sia proprio un manageriale di dungeon o qualcosa del genere, ok? Quindi, vediamo un po'. Nuova partita. Normale, nome del dungeon. Chris Dungeon. Mappa 50-50, tutorial, va bene. Proviamo un po'. Bam. Benvenuto, mio signore. Sono felice di vedervi finalmente desto. Un posto solitario senza la vostra presenza. Questo posto è un vero disastro, lo so. Non è il caso di preoccuparsi. Possiamo sistemare tutto e inizieremo a trarre deliziosi avventurieri in pochissimo tempo. Stiamo costruendo una porta. Costruzione in basso a sinistra, scheda delle porte, scegliamo la porta che ci piace. Porta del dungeon? Immagino che sia questa. Maestosa doppia porta. Sarà questo? Possiamo un forziere per conservare il bottino. Ok. Allora, però come si ruota, intendo proprio la visuale. Ok, grazie. Ottimo lavoro, costruiamo un generatore, così possiate evocarmi per affrontare gli sporchi avventori che possono entrare nel vostro possente dungeon. Scheda generatore, costruito un generatore piccolo. Ok. Scheda generatori, generatore piccolo. Dove che lo devo piazzare? Ah, ok, per forza. Un po' scomodo. Vabbè. Ora nemmeno io riesco. Ah, andate alla scheda luce, costruite due torce a parete. Fonti di luce, torce a parete. Decorazione, valutazione massima. Ok, 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 soddisfazione. Mi sa che ce ne vuole un'altra. Ok. Ottimo lavoro, ora uscita la modalità costruzione, assegnatemi al generatore. Generatore, pulsante modifica, che la gestione è veramente un po'... Variazione, visualizza mostro, arachnoide. Ok, sensazione incredibile, ora potete decorare il dungeon a vostro piacimento, il momento della ricerca. Libro in alto a sinistra, ricerca, business delle pozioni. Non dimenticate di guardare, di controllare il pannello delle missioni in alto a sinistra. Siete il giorno successivo quando siete pronto. Ok, ricerca. 10 visitatori rimasti. Visitatori, ok. Aspetta, mi sta tanto che è meglio se mi piazzo qui. Sì. Inizia un nuovo giorno. Aspettiamo il nostro primo giorno. Osserva il tuo dungeon, ok. Tanto qualcuno arrivare. Oh. Quanto sei cubettoso. Molto minecraftoso, devo dire. Guardate, forse sono stato un po' troppo duro con loro. Morire infastidisce terribilmente gli eroi. Questo può influire negativamente sulla popolarità del vostro dungeon. D'altro canto, avete appena guadagnato un'anima. Potete usarla per fare cose davvero interessanti. Comunque, riproviamo. Ok. Quindi? Ah, no, devo ancora... Ah, però... Ah, pagano per entrare nel dungeon. Aia, che male. Vedete quanto è felice l'avventuriero adesso? Costruire un dungeon è una questione di ottimizzazione e divertimento, così gli eroi continueranno ad arrivare. Cerchiate di trovare un buon equilibrio tra mantenerli felici e infastidirli con trappole sfacciate. Ora siete pronti a gestire un dungeon tutto vostro. Buon equilibrio è fondamentale. Ok. Però... Ok. Ok, quindi...
È tornato, ma... Finanze, ricerca, missioni, bestiario, mostri, aracnoide, evoca nuovi mostri, segni morti, evoca nuovo mostro, scegliene uno. Che ne so qual è questo? Novità, oh, ratto gigante. Ok. Oh, 2355, ok. Sai che devo fare... No, allora, la ricerca va a seconda dei visitatori. La mia giornata per sbloccare. Terminiamo la giornata, sì. Yeah! Distributore di pozioni. Gli eroi in visita potranno acquistare pozioni una volta che hanno bisogno di una rapida guarigione. Consiglio del giorno, i nomi delle stanze per rendere le notifiche più comprensibili. Dopo poca varietà di mostri, vorrei ci fosse più mostri a uccidere, il bottino orribile, ok. Quindi questo è letteralmente un parco di divertimenti, cioè, dovete vederlo più come un parco di divertimenti, se ho ben capito. Vendi pozioni, ricerca, uccidi 7 visitatori, ok. Adesso devo vendere le pozioni. Ricerca, pozioni energetiche, totem, magico che potenzia le difese degli eroi vicini, potenzia gli attacchi degli eroi vicini, sblocca nuove dimensioni delle stanze. Proviamo a fare... Proviamo a fare questo? Ok, però come si fa a cambiare venditori, distributori di pozioni? Mi sa che forse... negli eroi che ne hanno bisogno. Proviamo così, va. Così appena entrano proprio. Vediamo un po'. Oggetti vari, stanze. Stanza 5x12, 8x8. Posizione non valida? Ah, ok. Si può fare solo questo. Mamma mia, quanto è scomodo però. Lo si può prendere in qualche maniera questo? Come si fa a prenderlo? Chiudibile, sì. Trappola a punta. Proviamo un po' a vedere. Ok. Inizia un nuovo giorno. Vediamo come va. Ah, segnare mostro, giusto. Mi sa che però ho sbagliato. Devo mettere prima le trappole. Mi sembrano tutto sommato abbastanza contenti. Insufficiente.
Sì, è veramente... È... Fa... Cioè, uno c'ha... fa fatica a immaginarselo, però è veramente una sorta di manageriale che dovrebbe essere una sorta di parco di divertimenti vero e proprio. Sì. E quindi lo devi pensare così. E quindi ho sbagliato tutto, tipo. Tanto non so come si fanno a spostare le cose, ma vabbè. Enzo Ferrari ha raggiunto il grado 2. È una giornata per sbloccare. Vabbè, se ne vanno tutti e va bene. Sì, sì, terminiamo. Ok, va bene. D'accordo. E una nuova ricerca. Nuove dimensioni della stanza. Ricevo solo per mosse uccide. Buona varietà di mosse. Bottina incredibile. Ok. Vabbè. Tanto non so neanche come si fa a spostare questo, però vabbè. Allora, ragazzi, giusto così un piccolo... No, non fa tanto per me perché secondo me è un po' grezzotto ed è un po' scomodo da gestire. Però l'idea è bella di avere una sorta di manageriale di dungeon a mo' di parco di divertimenti. Solo che ecco, la visione attraverso le mura... E un po' di cosette, secondo me potevano essere curate un po' meglio, però dai, tutto sommato penso che fosse anche un po' voluto al lato minimale. Comunque sia, questo è. Fatemi sapere anche voi che ne pensate. D'accordo, gente? Grazie a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al primo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram, Telegram e TikTok, tutti i link per supportare il canale, tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamolo e anche il link per acquistare il gioco e se l'acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto!